Si tratta della prima volta che in sede parlamentare si istituisce una commissione su questi temi. Ci tenevo a sottolineare che siamo di fronte a una prima volta con tutto quello che questo implica. Internet ci deve stare a cuore perché può davvero dare un nuovo impulso alla partecipazione democratica, che è sempre più in crisi in molti paesi. Sono convinta che anche grazie agli strumenti offerti dalla rete il Parlamento possa trovare opportunità per rilanciare la sua funzione, per questo una commissione parlamentare. Ciò richiama tutti ad una precisa responsabilità, fornire un contributo fattivo per giungere finalmente all'adozione di una carta dei diritti. La domanda è non se la rete è normata, ma chi norma la rete? Perché questo è la rete è piena di regole. Noi in realtà firmiamo, accettiamo dei terms delle regole che sono regole molto costrittive e che consegnano un potere enorme nelle mani di chi ci fornisce quel servizio, quel bene, che in pratica fa quello che vuole nei nostri confronti. Il comitato è formato da rappresentanti dei gruppi politici della Camera e poi una serie di esperti che rappresentano vari stakeholder della società civile, da professori universitari a presidenti di associazioni. Facendo un giro di tavolo sono stati elencati temi come la neutralità della rete, come la sicurezza, come la sorveglianza, come l'educazione digitale, e l'elenco è molto lungo perché ovviamente internet tocca molti aspetti della società, della cultura, della politica, dell'economia. Quel che è emerso assolutamente come il tema principe è una riflessione generale sulla nuova cittadinanza, nuova cittadinanza che è anche digitale e che dovrà quindi occuparsi delle declinazioni dei diritti tradizionali in epoca di internet, ma anche delle specificità che la rete ci pone e che dobbiamo affrontare. Tutti i membri della Commissione sono invitati a presentare delle note, delle loro osservazioni sui temi che ritengono più importanti o su cui sono più competenti, e poi da questa prima messe di proposte verrà fatta una sintesi, e questa sintesi poi verrà proposta anche al pubblico per un ampio coinvolgimento tramite una consultazione. Stante la eterogeneità del gruppo di lavoro, che ovviamente è una ricchezza, è chiaro che non siamo obbligati, per come vedo io, andare tutti d'accordo su tutto. Ovviamente ci sarà un tentativo di una sintesi per fornire agli altri parlamenti, al nostro Parlamento, al nostro governo, al governo italiano e soprattutto ai cittadini, dei punti di caduta comprensibili e chiari. Obiettivi di fare un primo censimento di contributi entro inizio settembre, per arrivare a metà settembre con una prima elaborazione del contenuto. C'è un appuntamento a ottobre con i parlamenti europei, anche questo sarà un momento importante in cui prevediamo di proporre dei documenti. Dopodiché si aprirà una consultazione pubblica sul testo che avremo a quel punto, per cercare poi dopo di proporre alle commissioni parlamentari, al Parlamento in generale, una proposta appunto di carta dei diritti da sottoporre al governo perché si faccia parte attiva.